Salve gente, qui il vostro Santen Chan di nuovo, secondo video del giorno. Ho visto un'ora fa il telegiornale, nuovo disperato appello dei Marò, Maronna che appello, perché poracci, sono 3 anni che stanno detenuti e loro hanno detto che hanno fatto tutto quello che da dei soldati dediti al loro dovere. Le istituzioni dello Stato e i politici hanno richiesto di fare e che si sentivano abbandonati dai politici e dalle istituzioni politiche dello Stato della Repubblica Italiana e che non ne potevano più, che doveva iniziare finalmente il dialogo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'India, mi sembra l'Unione Indiana, perché sono molte repubbliche che si sentono abbandonati e traditi. Beh, nulla di nuovo. Noi cittadini italiani ci sentiamo così da molto tempo, soprattutto nel meridione, abbandonati, dimenticati dalle istituzioni della Repubblica Italiana e dai politici e dai partiti politici. Che pensano a dividersi il potere e le istituzioni piuttosto che servire ai cittadini, perché a che servono i partiti politici e i politici? A conquistare i direttori della RAI, degli ospedali pubblici, delle cliniche pubbliche, delle università, a contestarsi il potere e a non rappresentarci, almeno nella stragrande maggioranza. E quindi li dobbiamo capire i Marò, perché stanno passando all'estero quello che noi passiamo in Italia, abbandonati dai politici. Ecco che il vento rivoluzionario del Movimento 5 Stelle si perde in una scoreggia quando uno esce fuori a dire che lui è andato oltre Hitler. Ma che cazzo significa che sei andato oltre Hitler, Beppe? Ma vuoi mandare tutto in puttane così? La gente contava su di te e poi non ti hanno votato. Ma che sono questi cazzeggi? E poi che cos'è quello della vivisezione di un cane? E se fosse utile, io non vorrei sentire quella frase. Ma mi sembra che era se fosse utile vivisezionare un cane, lo farei. Ma chi è il capo delle relazioni pubbliche o l'ufficio stampa del Movimento 5 Stelle? Thomas Milian facendo Ermon Nezza, Geni La Carogna. Ma perché non prendete degli esperti in comunicazioni sociali, in scienze della comunicazione sociale migliori? Fra l'altro, così come Beppe Grillo non ha inventato il fanculo perché lo diceva Bracardi, un comico, Giorgio Bracardi, molto brillante, che ha fatto furore negli anni 70 ed 80. Fangala, fangala, tin! Faceva. Cercate in internet Giorgio Bracardi. Così l'idea che ha avuto Silvio Berlusconi di fondare il partito della gnocca, in realtà è anche quella una citazione cinematografica del grande cinema popolare italiano, caduto in volgarità. Infatti Thomas Milian c'è un film che dice che vuole fondare il partito della fica o della fregna. O della toppa, non so come dice, con un grande manifesto cartello, no? E quindi cercate in internet Thomas Milian, partito della fica, della fregna, della gnocca. Berlusconi avrà voluto copiare Thomas Milian quando faceva Ermon Nezza nell'ultimo film, mi sembra che era degli anni 90, e Beppe Grillo ha copiato Giorgio Bracardi. Adesso sapete perché la politica italiana va a puttane. Perché i politici
che addirittura politici come Beppe Grillo e Silvio Berlusconi non stanno più alla guida di un partito né hanno cariche pubbliche, copiano attori di grande calibro nelle loro dichiarazioni cinematografiche, come Giorgio Bracari che diceva Fangala, Fangala, ting! Fangala, Fangala, ting! E Thomas Milian che in un suo film voleva fare un movimento, radunava della gente per fondare il partito della Fregna. Ecco perché la politica italiana è una tragicommedia, perché si ispirano al cinema scadente e volgare italiano popolare di serie D degli anni 60 e 70, con Abbado Antuono, Lino Banfi, Alvaro Vitali. Ecco, quello è il cinema che ispira Giorgio Bracardi, che ispira i politici italiani, ma neanche Tognazzi, Gassman, Alberto Sordi, no, Alvaro Vitali, Giorgio Bracardi, Abbado Antuono, Thomas Milian. Ecco, quelli sono gli attori che gli ispirano. Che tragedia, che schifo, poveri Marò. Riusciranno a ritornare in Italia? Lo dubito. Beh, vi lascio.